Anche se è mai proprio così. È proprio così, non si può lasciare. No. Pensa Enrica che io stamattina. Enrica Bonaccorti! Grazie. Senti, a te, amore, grazie a te di aver accettato il mio invito. Ti stavo dicendo che giusto stamattina dicevo: ma Enrica ed io, ma da quanti anni ci conosciamo? E poi, come un flash, ti ho rivista seduta a Piazza Navona, te la ricordi, in una panchina, con Verdiana piccola. Piccolissima. Ma guarda che noi ci conosciamo da 50 anni, eh? Mamma mia, chi l'ha detto? No. Sì, 50 tutti. 73. Credo proprio. Che ci siamo conosciuti in Sicilia a una sfilata. Io allora facevo le sfilate. Anche io le presentavo. No, forse tu presentavi. Sì, io la presentavo. Però facevi già l'attrice, eri già... Io facevo l'attrice. Importante. Da quando avevo... No, che importante. Lavoravo tanto in teatro. Sempre da quando avevo 19 anni. E hai ragione, ho sempre lavorato. Ho fatto il calcolo prima con una tua redattrice che sono 55 anni che lavoro, 55, anche perché ne ho appena fatti 74, per cui sono 55 anni. Come stai? Mi sembra di parlare di qualcun altro, non di me, ti giuro, non mi pare possibile. Come, vabbè, ci arriviamo. Intanto mando un filmato che è proprio un omaggio che noi abbiamo fatto. Ecco, guarda quanto sei bella. Guardami. Questo è uno sceneggiato, io ero la sorella di Giulietta Masina. Di Giulietta Masina, infatti me lo ricordo. Ne ho fatto 7 puntate. Me lo ricordo. Questo è un omaggio che vogliamo fare a te. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April. A proposito di cuore, adesso è tutto sistemato fra la signorina Rachel e il signor Franklin, vero? I documenti che mio padre teneva nella cassaforte, non ci sono più. Ho nascosto il volume per intrattenermi con lei, perché lei mi attrae. Va bene così? Manca un minuto alle 19 di mercoledì 6 aprile 1983. È l'ora dell'appuntamento di Italia Sera con voi tutti. Keep spinning round. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pun and a king. I've been up and down. Bisogna pur sopravvivere, no? Anche quando. But I know one thing. Insomma, io sono qui per annunciare un balletto e mi ritrovo a far la balia a un orsetto. Ma... Quanta roba! Tanta roba, Enrica! Mi ha fatto un sacco piacere vedere alcuni punti che non avevo proprio mai rivisto. Quello con Enrico Maria Salerno, hai visto sì, che sì, facciamo sì. Una parodia dello sguardo dal ponte. Senti che poi... Non lo so, se guardando poi questi filmati, no? Secondo me poi ci sono anche pezzi di vita, no? Perché vedi quello e ti ricordi in quel momento la mia vita, cioè di conseguenza uno pensa sempre in quel momento con chi ero, cosa facevo. Io baso sempre in base ai fidanzati. Sì. La scansione del tempo, io dico con chi stavo e allora capisco di che anni. Tu un sì, po' sì, un po' anche un po' dai, sì. Un po' qua. Dobbiamo fare un ritorno insieme sui passi del passato. Sì, diciamo. Del passato, perché poi insomma... Negli ultimi anni tu hai avuto un compagno meraviglioso, che peraltro era amico anche di Nicola. Di Nicola, era molto amico di Nicola, ne parlava meravigliosamente bene, l'uomo più simpatico che conosceva, Nicola. Sì, mi spiace che non ci siamo più visti.
Comunque, insomma, le cose a volte finiscono anche quando proprio non vuoi, perché la vita te lo porta via, il tuo compagno. E quanti anni siete stati insieme con 23, Giacomo? 23, 22, 23, 24, sì, insomma, intorno a me. Come me con Nicola, insomma, coinciso. Vedi? Forse è proprio coinciso nello stesso momento. Forse sì. Senti Erika, parliamo allora però di te, del lavoro, perché tu hai fatto tantissime cose, no? In teatro, soprattutto il teatro, credo che all'inizio, sia stato all'inizio. Soprattutto il teatro. Perché tu sei andata una volta a teatro, ho letto in una tua intervista e tu hai detto io voglio fare quello. Allora, la prima volta che ho detto questo sono andata con la scuola a vedere Giancarlo Giannini all'Eliseo che faceva black comedy. Mm. Eravamo tutti arrampicati, sai, in loggione come i bambini, i ragazzi della scuola. E tutti che facevano casino, io invece stavo affacciata così che guardavo giù e dicevo come piccolo, perché noi non ho mai stato in loggione, il palcoscenico era così, e che bravo quello lì, ma io perché sono qui, ho detto, io voglio stare lì. E mi hanno cominciato a prendere in giro i miei compagni di classe. Quanti anni avevi? Avevo 16 anni o 17. Avevi già le idee chiare però. Sì, proprio il teatro è qualcosa che mi ha sempre affascinato, io volevo fare l'attrice di teatro, non volevo nient'altro. Poi ho fatto i primi due anni, 19 anni e 20 anni in teatro, a 21 ho fatto un provino per fare lo sceneggiato e ho cominciato classicamente con Anton Giulio Maiano. Solito, no? il grande regista. E poi da lì in poi ho fatto molte commedie, il Venerdì della Prosa c'era una volta, a proposito dei 70 anni della Rai. Rimettiamo in onda i Venerdì della Prosa, ogni tanto facciamo vedere una bella prosa anche alle persone che non vanno mai a teatro. E sì, sarebbe bello, sarebbe molto bello questo. Sì. Però poi tu sei arrivata alla televisione attraverso la prosa, no? Attraverso il tuo lavoro di attrice. Attraverso i provini. I provini, sei stata pure chiamata però poi, no? Insomma, hai fatto tante cose belle, importanti. Sì, ma io però ho soprattutto sostituito, sai? No, non perché mi hanno poi mai è arrivata per prima. No, Enrica, è arrivata alla televisione poi per te, ma in maniera diversa, non da attrice, ma da conduttrice. Come è nata Enrica Bonaccorti? È nata perché io ho fatto una sciocchezza, l'ho già detto altre volte, per cui non li dico adesso. Io avevo vinto tre provini per essere la coprotagonista all'Argentina di Roma in Amadeus di Presburger, no? La regia di Presburger. Soltanto che Presburger, quando ha fatto una prova, un incontro di compagnia, mi disse che al secondo atto gli avrei dovuto denudare il seno e tentare Salieri contro Mozart. Tu ti ricordi come eravamo noi? Sì. Così? Sì. Io ho detto no, io non ce la faccio a far vedere queste tette. Poi tu te l'hai ridotto, per quello sei ridotto. Io no, me l'ho sottenuto. Tu te lo sei tenuto, infatti ti ho apprezzato molto. Perché tu sei stata molto male, io mi ti ricordo che poi hai avuto una brutta conseguenza dopo, te lo ricordi? E come sì, no, per quello ho fatto la conduttrice, perché sono dovuta andare via dal teatro dopo 12 giorni di prove. Ho mandato una cosa medica che diceva che non potevo continuare e per questo ridurre il seno. Per cui non ho più fatto quello spettacolo lì, ma in quel momento che eri meravigliosa con quelle pompone lì, ma perché io mi ti ricordo bene. E io me ne ricordo le tue. Ma io ancora quando ci rinnovavamo ancora qua, non le ho mai tolte. Cioè ci ho pure provato e tre volte sono andata, signora, se, facevo così, guardi, me ne deve togliere, se le tenga signora, vabbè, me le tengo. Hai fatto bene, però come vedi, come diceva Edoardo De Filippo, e chi ti dice che sia una disgrazia? Perché io stavo a casa disperato ovviamente da un mese e mi chiama la RAI e mi dice, senta, c'è un programma che sta cominciando, serve una femmina praticamente, un elemento femminile, che avrei dovuto dire che ne so che ora è o domani avvenne, e invece mi trovo con Badaloni e con Mino D'Amato, due grandi giornalisti, e io faccio, che devo fare qua? Ti preoccupare, stai lì. Che succede? Che Badaloni torna al TG1. Badaloni non lo vuole più fare e torna al TG1. Io mi trovo da sola con Mino D'Amato. Per cui il mio ruolo automaticamente cresce. Dopo 4 mesi il telegatto. Ma ha avuto un successo. Guarda, una cosa. Io posso dire, eravate una coppia strepitosa. Sì. Guardalo lì. Guarda che belli. Ecco, guarda questa foto cos'è. Poi arriva Pronto chi gioca con Raffaella, no? Raffaella a un certo punto
dopo ha fatto la sua, quanti anni? Due anni, tre anni? Sì, sì, non si faceva tanto. Lei alla fine dice, questo molto dopo, sì. Però insomma lì ha incollato tutti gli italiani. Insomma, gli e anche lì ho sostituito, perché non è che... Cioè non lo voleva prendere il posto di Raffaele a nessuno. L'hanno chiesto alla Cardinale, l'hanno chiesto a Sandra Raimondo, l'hanno chiesto a Tognazzi, l'hanno chiesto a tutti, ma nessuno voleva mettersi a raffronto dopo Raffaella. E invece hanno... i tuoi ascolti sono andati meglio poi. Sì, ma anche si può meglio. Dire, sì. Ormai si può dire. Sì. Si può io dire. Sono stata precettata, mi hanno detto non c'è nessuno, mettiamoci la Bonaccorti che è carina, bravina, costa poco, per cui la mettiamo lì. E questa ti faccio la frase. Vedere, ti faccio vedere. Enrica ha pronto il chi gioca. Che bel periodo che è stato per sì, me, guarda. Ti ricordo bene. Trasmettiamo Pronto chi gioca, spettacolo di mezzogiorno con Enrica Bonaccorti. Pronto chi gioca? Noi siamo sicuri di avere dei meravigliosi balletti perché è con noi Don Lurio. Come lo vivete questo momento di grande successo, signora Marchesini? Non mi ha cambiato il successo. E la risposta è esatta, continua attuando. Con che segni vai d'accordo per non parlare più di astrologia? Con il pesce, con la maionese. Io penso che fra un po' di mesi nascerà, se tutto va bene, se tutto va in porto, mi nascerà un bambino. Ringrazio tutti, Boncompagni, Irene Gergo, Giancarlo Magalli, tutti e se permettete anche la mia famiglia personale che mi ha sopportato in questi due anni di coinvolgimento totale. Per... Ciao amici! In questo studio? In questo studio! Sì, in questo studio. Tu sei sul divanetto di... Ma bene. Io sono in mezzo allo studio, lì c'era il mio divano e qui c'erano i due lati. Io pensavo a Via Teulada. No, no, l'abbiamo fatto qui alla Dera. Alla Dera, agli studi Frizzi, sì. Per ricordare sì, sempre Fabrizio. Ci viene spontaneo. Sì. Ed sono stati due anni meravigliosi. Due anni meravigliosi. Poi tu ti sei fermata. Sì. Nel senso, sono stati due anni meravigliosi, proprio tu mi dicevi prima il lavoro, la vita, i fidanzati, ecco, io ricordo quel periodo in cui quelle due ore e mezza al giorno che io facevo in diretta erano il momento più bello della giornata, più bello. Infatti rimanevo sempre qui, andavo sempre alla sala prove con i miei ballerini, stavo con loro perché era proprio la gioia stare qui. Meno magari in casa, per cui ero felice di essere qui. Però quando si è in televisione si sorride, si dice che va tutto bene. Ma è stato un periodo duro. Ma dal punto di vista privato? Privato, che poi è sfociato in quella perdita del bambino che abbiamo accennato prima, insomma. Sì. Tu questa cosa non l'hai mai... Ma no, guarda, io credo che ci sia un destino molto sopra di noi e molto sopra la nostra volontà. Se accade una cosa perché deve accadere e tu la devi reagire sempre positivamente, perché tanto lamentarsi è inutile, indietro non si torna. E cosa fai? Ti piangi addosso? No, no, perché no. E poi porta male. Invece se tu sorridi alla vita, ogni tanto la vita ti può sorridere di ricambio, veramente. Verdiana l'hai cresciuta da sola? Sì, con mia madre. Sì, parlavo del papà. Sì, no, il papà proprio lo abbiamo perso di vista, che lei aveva 11 mesi. Proprio è scomparso, non l'ho più visto. Però sei stata tu, perché hai capito che non andava bene, no? No, sì, c'è stato un piccolo screzio, piccolo. Insomma, per me una ferita, per una spinta che mi aveva dato, mi ha fatto quasi cadere la bambina, per cui ho reagito dicendo non va bene. E ha preso la porta, è uscito, ha sbattuto la porta e se n'è andato. E io certamente non l'ho cercato, anzi quando mi ha fatto la telefonata due giorni dopo gli ho detto cosa vuoi? Perché non ho mai sentito il fatto dell'appartenenza paterna. Io forse ho sbagliato e sono stata troppo autoreferenziale.
Non ho mai pensato che a Verdiana potesse mancare, perché c'ero io, c'era mamma, c'era mia madre. Certo, perché tua mamma per me era quello. Hai capito? La luce, tu definisci mamma la tua luce. La mia luce, mia madre è stata la grande fortuna della mia vita, tutto quello che mi ha passato, insegnato, mostrato con l'esempio. È una donna, a parte che era bellissima. Eccola qua, brutta, eh? Eccola qua. ma vi assomigliate? Lei era bionda, con gli occhi celesti, napoletana. La bocca. Gli occhi. La bocca, poi si metteva il rossetto senza guardarsi, così. Io non ho mai potuto farlo, stare attenta, che sbordo. Lei così, pa. E poi era molto buona ed è molto ricordata. Io tuttora sono felice quando le persone mi fermano per strada, non perché sono Enrica Bonaccorti, quella lì, ma perché sono la figlia della professoressa Bonaccorti. Certo. E sapessi quante volte, io ero alunno di sua madre, lei ci ha salvato la vita, lei ci ha salvato la famiglia, perché poi mamma insegnava a Prima Valle, che è un quartiere difficile di Roma, l'avevano spostata a Vigna Clara, per cui un quartiere invece molto elegante, molto ricco, e lei dopo 2 o 3 mesi chiese di tornare a Prima Valle perché lì si sentiva inutile. Perché avevano Hai capito mia madre? Sì, guardala lì. Eh sì, bella, guarda, vedi Verdiana. Sì. Allora, vediamo un filmato proprio con Verdiana. Ah, guarda che carina fin da piccola. Bella. Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Una volta Lorenza mi ha detto, ma lei parla come fosse una cosa miracolosa aver avuto un figlio. E dico, infatti per me è incredibile. Cercherò di saperne. È la mia vita, banale dirlo come per tutte le madri, ma a volte ha la tentazione, la tendenza di farmi da mamma, lei, perché vede certe mie piccolezze, fragilità, e io lo stesso con lei. Lei, guai chi me la tocca, insomma. La più bella cosa che ho fatto nella mia vita e che potrei mai fare, guarda, è una meraviglia. Ma sei vedere. Anche nonna, c'hai un nipote. Sono anche nonna, sì, sì. Ma Verdiana quando è nata l'hanno chiamata Miss Nursery, perché è nata di quasi 10 mesi, con i capelli lunghi, le ciglia così, le unghie lunghe. Ed è sempre stata molto carina. E questo è mio nipote, eccolo qua il ragazzo. Eccolo qua. Io. Nipotino. 19? 19 appena fatti ed è alto quasi 1,90. O se non di più, non lo so, insomma. E che nonna sei? Beh, io sono una nonna innamorata, intanto. Innamorata. E poi che lotta contro me stessa, perché vorrei intervenire su tutto, entrare su tutto, vorrei che lui fosse meraviglioso in tutto. Per cui a volte lo rimprovero, perché dico, no, adesso bisogna studiare così, però... Ma lui ti ascolta? Un po' ha cominciato ad ascoltarmi, sì. Ha cominciato ad ascoltarmi, io sono molto felice di lui. C'è una cosa per te che... C'è una cosa per te, un video per te. Non è tuo nipote però, eh? Però credo che ti faccia... Ciao mamma, non te l'aspettavi, eh? Sai, abbiamo passato un periodo davvero complicato, soprattutto negli ultimi mesi, e io ho avuto davvero paura. Ma vederti così forte mentre eri così debole mi ha fatto capire chi sono e chi voglio essere. Il chirurgo ha tenuto il tuo cuore in mano e la tua vita. In quel momento teneva anche la mia vita e il mio cuore in mano. E dopo questa esperienza il nostro legame è diventato più forte, più profondo, e come quello che legava te e nonna, che è stata sempre il nostro faro. E mi piace pensare che adesso quella luce è dentro di te e ti dico una cosa che non ti ho mai detto. Quel faro per me adesso sei tu. Ciao Mara, grazie. Ti voglio bene, mamma. Ciao. Mi stupisco sempre di quanto Verdiana sia brava nel parlare, calma, paziente, dice le cose proprio come le pensa, senza esitazioni.
mi commuove, insomma, pensare. Perché mi ricordo che quella volta quella giornalista mi disse: ma come, tu ti meravigli tanto che hai fatto una figlia con tutte le cose importanti che hai fatto, ti sembra normale? Dico sì, perché per me l'avvenimento, il miracolo è avere un figlio, io non pensavo neanche di poterlo avere, perché non mi sembrava troppo. E poi il lavoro invece si fa, ti succede, certo, bene. Ma l'amore di Verdiana, insomma, queste parole sono così toccanti e così belle. Enrica, e poi improvvisamente tu fai un post sul tuo Instagram e racconti di aver passato praticamente l'estate. Sì, perché mi chiedevano dove sei andata a finire, eh. Erano 3 mesi che ero fuori. Ecco, guarda che lì ho le sopracciglione che mi ero messa per sembrare un pochettino più viva. No, ma ho avuto una gran fortuna, sì, perché io sono entrata al Gemelli per un fatto curioso, un prurito terribile che mi hanno detto che proveniva dal rene. Per cui mi hanno operata a rene, siamo ai primi di luglio. E poi, guardandomi bene dentro, hanno scoperto che avevo il cuore a pezzi. Ma io dicevo, no, non è possibile, io sto benissimo. Io non ho avuto un sintomo. Anzi, ne posso approfittare per dire a tutti una cosa? Non vi fidate del vostro cuore, perché vi frega non soltanto quando vi innamorate di un cretino, ma anche quando il vostro cuore non vi dà nessun segno e invece bisogna controllarlo sempre, perché il cuore è ingannatore, è infido. State attenti al cuore. Bravo, mi sembra giusto. Mai immaginato, giusto. Non l'avrei mai immaginato. Non te l'aspettavi, ma è stato un intervento molto lungo. 8 ore, col cuore da un'altra parte, col cuore fuori. Però ho avuto la gioia di avere, a parte il Gemelli, tutto, e tutti gli infermieri, tutto, il professor Massetti e il dottor Lauria, che per me sono diventati proprio, se non fratelli, cugini primi. E proprio li vedo con gioia, li vado a trovare. Hai avuto paura, Enrica? No, ti dirò la verità. Io ho capito che avrei dovuto avere paura quando ho visto la paura di mia figlia. E non ho neanche sofferto, tranne i primi giorni dopo l'operazione, perché è stata importante, mi hanno messo 4 bypass. Intanto lì era addormentata, quelle 8 ore era addormentata, non sentivo niente. L'unico momento in cui ho sofferto veramente è stato il risveglio e i primi giorni nella terapia intensiva, che sappiamo tutti che è una roba pesante. E lo è stato, io lì continuavo a dire, no, se lo sapevo non l'avrei mai fatto. Invece bisogna anche soffrire, poi dopo passa. E adesso? E adesso sono un po', cioè non posso fare la 100 metri di corsa, però sto bene. Piano piano? Piano piano, sì, bisogna camminare, io invece cammino poco. Perché pare che si rimetta tutto in sé. Io le dico queste cose in modo che possano servire anche sì, a qualcuno. Sì, il movimento è la cosa assolutamente importante. Io nuovo tanto quei pensieri. Tuoi progetti, hai dei progetti futuri, Enrica? Mi piacerebbe tornare all'inizio. A recitare. A recitare. C'è qualche progetto in giro, sia televisivo, come appunto per parlarne, ma anche per recitare. Mi piacerebbe moltissimo, moltissimo. Te lo auguro con tutto il cuore. Soprattutto in costume. Ma dai, allora guarda, sì, questo programma qualcuno lo vede degli addetti ai lavori. Dici? Allora Enrica Buonaccordi vorrebbe ritornare a recitare, soprattutto in costume. Sì. Qui è su piazza. Siamo su piazza. Grazie amore. Ho fatto un grande piacere di vederti. Anche per me, adesso ci vediamo. Magari. Un braccio a Nicola. Faccio arrivare il numero dalla redazione e ci vediamo. Vieni tu o vengo io a trovarti. Ci vediamo anche a metà strada, ma ci vediamo. Sì. Okay? Enrica Buonaccordi, grazie. Grazie Enrica. A te, Mara, grazie. Grazie. Oh, non ti ho mai neanche detto quanto sei brava. Sei brava. No, eh? Vabbè. No. Andiamo avanti, Enrica. Allora andiamo in pubblicità e poi Luca Barbareschi, perché stasera parte il suo programma. A tra poco.